Un minuto con Padre Pio da questo splendido luogo, dalla chiesa a cielo aperto di San Pio da Pietrelcina, il grande sagrato. Oggi finalmente possiamo rivedere tanti pellegrini che giungono qui a San Giovanni Rotondo dopo questa grande pausa che non ha visto qui tanti fedeli. Ecco, 4 settembre 1910, Padre Pio era da qualche settimana diventato sacerdote. Lui era a Pietrelcina, lo sappiamo tutti, questa strana malattia lo costringeva a stare a casa, lui andava in un altro convento, doveva entrare nella famiglia dei frati cappuccini della provincia di Sant'Angelo, ma stava male, quindi tornava di nuovo a casa e stava tra le mura familiari e non nel chiostro. Lui scrive a Padre Benedetto: per volere di Dio continuo tuttora a sentirmi sempre male in salute, ma ciò che più mi martirizza sono quei forti e acuti dolori al torace. In certi momenti mi danno una noia tanto grossa che sembrami che vogliono proprio spezzarsi la schiena ed il petto. Però Gesù, scrive Padre Pio, abbiamo ripreso uno stralcio della lettera, l'abbiamo inserita, non abbiamo qui materialmente l'epistolario numero 1. Ecco, per sintetizzare la lunga lettera. Però, scrive Padre Pio, Gesù non lascia di tratto in tratto di raddolcire le mie sofferenze in altro modo, cioè parlarmi col cuore. Oh sì, Padre mio, quanto è buono Gesù con me, che preziosi momenti sono questi, è una felicità che non so a che paragonarla, è una felicità che quasi solo nelle afflizioni il Signore mi dà a gustare. In questi momenti più che mai nel mondo tutto mi annoia e mi pesa, niente desidero, fuorché amare e soffrire. Sì, Padre mio, voglio amare e soffrire, anche in mezzo a tante sofferenze. Io sono felice perché sembrami di sentire il mio cuore palpitare con quello di Gesù. O si immagini quanta consolazione deve infondere in un cuore il sapere di possedere quasi con certezza Gesù. E poi conclude: è vero che le tentazioni a cui vado soggetto sono assaissime, ma confido nella divina provvidenza di non cadere nei lacci dell'insidiatore. È anche vero che Gesù spesso si nasconde, ma che importa, io cercherò col suo aiuto di stargli sempre intorno, avendomi lei assicurato che non sono abbandoni, ma sono solo scherzi d'amore.